Calderone. Calderone. Fatti in quarantena. Calderone. Vado fatti in quarantena. Ciao, Calderoni. Siamo partiti per la missione il 28 ottobre. Il mio gruppo di fuoco era composto da altri tre soldati. Marco Meglio De Zone, Nando Vitto, Pucci Senzero. Decidemmo di paracadutarci nelle zone dei castelli per compiere la missione di pattugliare prima e presidiare poi nei nuovi territori in cui installare avamposti radio della nostra fazione di telecomunicazione italica. Visto il contemporaneo emergere sul mercato di nuovi player, eravamo mossi dalla volontà di consolidare la nostra posizione di leadership. Comandante, quale punto presidiamo? Consiglio il Palazzo Sforza Genzano. È un punto elevato che con la sua posizione strategica ha un'ottima visuale sul lago di Nemi e i paesi vicini, offrendoci maggiori possibilità di individuare la presenza del nemico. Ero indeciso su uno dei due luoghi. Scelsi di accontentare il soldato Nembo Kid. E così ci dirigemmo verso Genzano, il paese del pane e della pizza unta. Per fortuna i soldati con cui mi trovavo erano dei professionisti che amavano il loro lavoro. Spero per i soldati di Iliad che non si facciano vivi, perché oggi sto a pallettoni, porco dena. Era una guerra strana, una guerra che non si poteva combattere fisicamente sul territorio, una guerra che si occupava di egemonia sull'internet. Inoltre, lo Stato non aveva più un cazzo di soldo bucato a causa della crisi post-pandemia e dall'acquisto di inutili F-35 che nessuno avrebbe mai usato. Top! Gianni, puoi risistemare per favore il microfono dell'intervistato? Ho sentito un rumore? Grazie. Ok, ci siamo? Scusi per l'interruzione, può continuare. Io e la mia squadra partimmo per la missione il 28 ottobre. Nella popolazione era ormai comune l'esigenza di un internet più veloce. Sa, se scopava poco in quel periodo, tutti si buttavano o sul porno 4K o su videogiochi. Si decise quindi di sviluppare la guerra sul piano digitale. Tanto eravamo già pronti, con anni e anni di addestramento. Coi videogiochi spara tutto. Muscoli e addestramento militare non servivano più a un cazzo. Noi, i Kikomori, siamo diventati i nuovi eroi nazionali, i difensori del nuovo bene primario, l'internet. Scelsi Nemi come punto da presidiare per via della sua ottima visuale sui paesi limitrofi e della sua sorgente di acqua frizzante che poteva tenere alto il morale della squadra. Sa, con indosso un visore di realtà aumentata ed in braccio un fucile di plastica con un analogico, a volte ci si scorda di non trovarsi in una realtà tangibile. Pensi che l'acqua che bevevo era frizzante perché in realtà proveniva da una delle 20 bottigliette che erano sparse nel buio della mia camera. Capitano, penso di aver visto dei movimenti provenire da quel palazzo di giù. Capisello, ma hai mai notato che Genzano e Nemi stanno uno in faccia all'altro? Sto sicuro che in passato si lanciavano le palle dei cannoni. Che cazzo dei violenti. Te pare che per risolvere la situazione devi sgravare così tanto da spendere un botto di soldi per le armi? D'altronde, se ne lo costruisci, nessuno si può fare male, no? Oh cazzo, ho preso una papera. L'ho presa davvero. Ma sì, hai preso una papera. L'hai ammazzata. Sì, l'hai ammazzata, guarda, non riemerge più. Oh cazzo, no.